Sai dov'è l'Oman? Beh, francamente anch'io fino a un po' di tempo fa non sapevo esattamente dov'era, però adesso sì. Sì, so benissimo che non è famoso come Abu Dhabi, nemmeno come Dubai, e anche che non è proprio tra le prime mete a venirti in mente, magari per il tuo prossimo viaggio di nozze. Io però ci sono stato da poco. Beh, da poco, un annetto più o meno. Altre zone come Dubai e Abu Dhabi hanno veramente detto moltissimo. Grattacieloni enormi. Sono veramente molto conosciuti, anche troppo. L'Oman invece comincia adesso a farsi conoscere e non è così inflazionato come tante altre mete. Intanto alcune caratteristiche dell'Oman che possono sempre essere utili se uno sta organizzando il suo viaggio. Innanzitutto l'Oman è vicino, sempre 6, 7, 8 ore di volo, però vicino. Ha un ottimo clima anche nel nostro inverno, e anzi soprattutto nel nostro inverno, perché d'estate, ragazzi, fa un caldo spaventoso. Non ha costi esagerati e offre un viaggio molto particolare e ricercato, veramente molto diverso da Abu Dhabi, Dubai, grattacieloni. Quando sei in Oman ti consiglio, innanzitutto devi andare a vedere il tramonto sulle dune del deserto. Molto romantico, eh? Il deserto Vaiba Sands per un viaggio di nozze è super romantico. Certo, se poi vuoi incrociare i cammelli sulla strada, dormire in tenda sulle dune e magari anche vederti le stelle, che ci sta sempre bene. Senza luce attorno è fantastico. Allora, poi un'altra cosa che sicuramente ti consiglio, visitare Muscat, che è la capitale, lontana anni luce dalle città parco giochi di Abu Dhabi, Dubai. Grattacieloni. A Muscat sei veramente a contatto con la vera tradizione e anche con la cultura araba. Niente grattacieli, niente palazzi, ma moschee, enormi moschee, e poi ovviamente i tipici souk, che poi anche i souk io non sapevo esattamente com'erano, poi mi hanno spiegato che sono i mercati particolari, tradizionali. Devi assolutamente visitare la moschea del sultano Qaboos. Ci siamo stati anche noi ed è un'esperienza unica. Contiene 8.000 persone. Siamo stati, anzi in realtà per diversi motivi ci abbiamo anche lavorato dentro, siamo stati al teatro dell'opera di Muscat, la Royal Opera House. No, non ti sembrerà vero di vedere un teatro dell'opera così moderno e proprio qui, ma è tutto vero. Una visita all'interno sicuramente ne vale la pena. 3. Mangiare le specialità del posto. Ecco, non mangerai datteri così buoni come può fare in Oman. Troverai piatti a base di agnello, pollo, riso, pesce, però non preoccuparti perché sono molto saporiti, ma non è che siano così tanto piccanti, insomma non ti spaccano il palato, sono abbastanza tranquilli e buoni. Per i dolci, io ti consiglio di mangiarli solo se sei veramente molto goloso. 4. Ti consiglio di andare in Oman ovviamente per goderti il mare. La baia di Al Khaluf è forse la più bella di tutta l'Oman, ma qui ci sono molte spiagge bellissime. Non sottovalutare mai il mare di questo paese, anche se non è molto conosciuto, noi ci siamo veramente stupiti. Se fai snorkeling scegliendo i posti giusti avrai molto da raccontare al tuo ritorno. Per ora ci fermiamo qui. Però se cerchi su internet ne trovi veramente delle belle. Per esempio, sai che esiste un Grand Canyon dell'Oman? Vogliamo parlare dei Wadi poi, in cui sembra di essere in un film di Indiana Jones? Cerca Wani Badi Khalid e capirai perfettamente di cosa stiamo parlando. Non c'è niente da fare. Secondo noi chi sceglie un viaggio, magari un viaggio di nozze, in Oman, ecco, adesso fa veramente un grande affare. Tra poco questi posti saranno conosciutissimi e l'Oman sarà veramente un'esplosione turistica incredibile, avrà veramente troppe persone e anche un'esplosione di prezzi. Un'ultima cosa, ti chiedo solo un favore. Se ti è piaciuto questo video, condividilo, che magari può far piacere a qualcuno che in Oman adesso vuole veramente organizzare il suo viaggio. Ciao!